nostri due provinciali protagonisti, a modo loro, si daranno battaglia per gli anni a venire. Uno è un'icona del periodo del proibizionismo in America, il fautore dell'arresto di Al Capone, Eliot Ness. L'altro è un personaggio sconosciuto, un pazzo con le mani lorde di sangue, che terrà sotto scacco la città e lo stesso Ness per anni.